Questo programma è offerto da ABBA Luxury Estate. Buonasera, in diretta questa dodicesima puntata di Pallavolè. Buonasera soprattutto ai nostri ospiti. Non è una buonasera perché l'Abruzzo perde un altro pezzo importante come l'ABBA Pineto, sconfitto poco fa, veramente pochi minuti fa, per 3-0, un risultato finale che secondo me è esagerato anche nelle proporzioni. Purtroppo l'eliminazione del Pineto non andrà in finale perché il Motta di Livenza fa meglio e vince gara 3. Ne parleremo fra un attimo con il presidente, che io ringrazio anche perché insomma a caldo è difficile commentare una eliminazione. Guido Abbondanza, che tra l'altro è in macchina, quindi lo ringrazio due volte, sulla via del ritorno. Approfitto naturalmente per salutare tutti gli altri ospiti che sono in collegamento. Il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Eccoci qua, parleremo naturalmente con te, Leo, ti do del tu perché tanto ci conosciamo da tempo, e parleremo delle sorti future della Sieco Service in Paio d'Ortona. Collegato è anche il direttore sportivo Massimo Forese, poi Massimo, se riuscirai a farmi sentire anche l'allenatore Gianni Rosichini, vedremo un po' più là. C'è anche il prof Giuseppe Mrozek, che è il responsabile della comunicazione della squadra della Teatina, Connetti.it Chieti. Parleremo anche della bifemminile e soprattutto del futuro della squadra nero-verde. Allora riparto subito. Buonasera. Eccoci, riparto subito dal risultato. Prima però voglio lanciare un grande abbraccio da questa postazione fino a lui, che è siciliano, affettuoso, all'arbitro di pallavolo Giuseppe Agati, che ha improvvisamente perso di recente, pochi giorni fa, il papà. Un abbraccio dunque a Giuseppe. E allora, questo 5 maggio, Guido Abbondanza, presidente della formazione dell'ABBA Pineto, che esce di scena. Non è stato fatale soltanto un certo Napoleone 200 anni fa, è fatale anche agli interisti come il sottoscritto, ma anche al Pineto, per farci una battuta, dai, scherziamoci un po' su. Guido, è difficile trovare le parole perché immagino come tu possa sentirti, che sono arrabbiatissimo anch'io, quindi posso immaginare nelle vesti di un presidente come tu ti possa sentire in questo momento. Vediamo un po', ti ho perso di vista, eccolo qua. Guido, vai, sfogati. Ma Sergio, innanzitutto saluto tutti quanti gli ospiti di studio, cioè gli ospiti che sono collegati. Che dire, purtroppo lo sport è questo, lo sport si vince e si perde, e oggi è toccato a noi. È toccato a noi perché loro sono stati più bravi, questo lo dobbiamo ammettere. E in diversi fondamentali siamo stati più bravi noi, ma loro sono stati più cattivi e più decisi nei momenti appunto decisivi. E abbiamo avuto più volte la possibilità per rientrare, per chiudere il set, per portarci avanti nei set, ma purtroppo, ripeto, come ho detto, nei momenti decisivi non abbiamo tenuto. Loro sono una squadra molto molto forte e secondo me la differenza l'ha fatto la difesa e ricostruzione. Loro, insomma, noi per fare punto dovevamo attaccare almeno due volte e quindi diventava complicato. Loro hanno un gran bel gioco e soprattutto hanno una difesa ricostruzione molto molto significativa, e questo secondo me è stata questa la differenza tra le due squadre, perché ripeto, alla fine abbiamo perso i 3 set, 2 set ai vantaggi e uno a 22, quindi la partita, loro hanno replicato la stessa partita che noi abbiamo fatto in casa. Il fattore campo sicuramente è stato molto decisivo, perché ma non diciamo per l'altezza del palazzetto, come più volte ho sentito dire in questa settimana, l'altezza è chiaro, giochiamo meglio al pallavolley, però anche loro giocano
con quell'impianto e pure loro hanno difficoltà di ricezione e quindi non do sicuramente la colpa all'altezza del palazzetto come più volte è stato ripetuto questa settimana. Se colpe ne abbiamo noi. Ripeto, ma noi abbiamo fatto una partita bellissima. Alla fine la squadra ha giocato, la squadra ha dato il massimo, ha dato tutto. Ci è mancato veramente, come dire, quel pizzico, se vogliamo, anche un po' di fortuna che comunque aiuta la squadra che vince. Quindi evidentemente noi non dovevamo vincere. È giusto così, complimenti a Motta e... È chiaro che siamo amareggiati perché in qualche modo adesso, come dire, l'appetito viene mangiando e quindi ci eravamo magari anche un po' illusi che potevamo andare avanti. Avevamo i mezzi, avevamo l'organizzazione, avevamo la squadra, però così non è stata, ripeto. Onore a Motta e a noi, come dire, raccogliere i cocci e riorganizzarci. Adesso questa settimana la facciamo passare così, farò i complimenti ai ragazzi, farò i complimenti al mister, a tutti quanti, al direttore sportivo, al team manager, perché comunque abbiamo disputato una grandissima stagione, di questo non ce ne dobbiamo dimenticare. È stato per noi questo il primo anno di A3 e quindi era la prima esperienza che facevamo in un campionato di Serie A, un campionato importante, e credo che abbiamo ben figurato e abbiamo portato alto l'onore e il nome di Pineto, abbiamo fatto bene, diciamo che come primo anno siamo soddisfatti. Adesso, come dicevo, questa settimana raccoglieremo le forze, raccoglieremo la forza e la volontà per andare avanti e ci riorganizzeremo per il prossimo anno. Lo sport è questo e lo dobbiamo accettare. Guido, io ti ho lasciato parlare come un fiume in piena, però vedo che i toni che usi sono molto pacati. La domanda è semplice, è questa: sei più amareggiato o più arrabbiato? Da come hai risposto sembrerebbe più amareggiato, però voglio sentirti. Sai, chi fa sport deve imparare anche... Io sto imparando a gestire le emozioni, le sensazioni, a gestire quello che sono gli entusiasmi. È chiaro che, non lo so, se sono arrabbiato, forse no, perché, ripeto, la squadra ha dato tutto, i giocatori hanno dato tutto. Evidentemente se Motta ha vinto 3-0 oggi, meritava di passare il turno. Quindi non ho da rimproverare nulla a nessuno e ho da fare i complimenti alla mia squadra, al mio staff, al mio gruppo, a tutti i dirigenti. Non arrabbiato, no, assolutamente. Amareggiato sì, perché potevamo comunque portarla in porto questa finale, ma magari potrei dire anche che ci siamo giocati nel finale di stagione il piazzamento del terzo posto, che ci avrebbe consentito, esatto, di non affrontare Motta di Livenza, che ha stracciato il campionato del girone blu, e quindi magari avremmo affrontato un'altra squadra che non era l'ammazza campionato del girone blu, e può darsi che avevamo sicuramente qualche chance più di andare in finale. Forse il rammarico è proprio questo, è quello che le ultime partite di campionato abbiamo tirato un po' il freno e abbiamo perso la seconda e la terza posizione, e questo ci ha consentito poi di scivolare in basso al quarto posto, e là per incroci di tabellone abbiamo dovuto incontrare la prima del girone blu. È chiaro che se Motta ha fatto prima stracciando il campionato di là, evidentemente è una buona squadra, è una grande squadra. Forse il rammarico, come dicevi tu, non arrabbiato assolutamente, il rammarico potrebbe essere questo. Però, come dicevo prima, da uomo di sport bisogna accettare quelle che sono anche le sconfitte, le delusioni.
Io sto imparando perché sono una persona abbastanza impulsiva, abbastanza, come dire, mi faccio prendere, mi faccio coinvolgere molto, però ecco, bisogna essere anche sereni e obiettivi. Guido, alla luce del fatto che sicuramente c'è un grandissimo rimpianto per come avete perso sia gara 1 che gara 3, ricordo il 3-1, ma anche lì ai vantaggi, e questa sera a maggior ragione ai vantaggi in tutti i sensi, perché stavate vincendo voi anche nel secondo e terzo set, siete stati avanti, e poi qualche cedimento anche sul piano del carattere, secondo me qualche pecca ci sta, anzi forse più di qualche pecca sotto l'aspetto temperamentale, perché questo è un elemento che secondo me è stato determinante. E poi hai detto bene tu, fattore campo è stato sicuramente fondamentale in questa triplo confronto con una squadra che, con tanto rispetto assolutamente del sottoscritto, però secondo me era alla portata dell'Abba Pineto, che lo ha dimostrato al Pala Santa Maria nella maniera più netta, perché ha stravinto 3-0, non ha vinto soltanto, e questo è stato un segnale forte. Peccato davvero, perché quando ci ripenserai a freddo probabilmente vedrai da un'altra angolazione tutto questo, e forse mi darai anche parzialmente ragione. Ma alla luce di queste valutazioni finali, che fanno masticare ulteriore amaro in bocca a te, ma anche a me, anche ai tifosi, ma anche a tutto l'Abruzzo che contava dopo l'eliminazione della Sieco sul Pineto, perché era veramente a portata di mano la finale. Alla luce anche degli investimenti notevoli che tu hai fatto con i tuoi soci, eccetera, la prima cosa che ti viene da pensare, ed è l'ultima domanda che ti pongo, per quanto concerne il futuro, cioè andrai avanti dopo questa che tu hai chiamato, tra virgolette, lezione non di gioco, ma naturalmente di vita, perché così ci sta a perdere nello sport, però andrai avanti lo stesso? Il primo segnale è già di rivincita nei confronti di quello che potrà essere la prossima stagione, o altro? No, sicuramente, non ci sono in questo momento, come dire, situazioni o condizioni per cui non dovremmo andare avanti, assolutamente. Come ho detto prima, adesso questa è una settimana per metabolizzare, diciamo, quella che è stata l'uscita di scena di questa sera, di fare il punto della situazione, però sicuramente ci riorganizzeremo per il prossimo anno, su questo non credo ci siano dubbi, quindi mi auguro, naturalmente io mi auguro che cambi anche la situazione sanitaria, perché certo, giocare nei palazzetti vuoti veramente è una tristezza che quest'anno è vero, veramente è stato duro, e poi il palazzetto vuoto significa non poter avvicinare gli sponsor, significa maggiori investimenti da parte nostra, significa un'emergenza sanitaria che ci è costato tanto in termini economici, a livello di tamponi e di prevenzione e di Covid manager e quant'altro. Quindi mi auguro che si possa ripartire con un altro spirito, con una nuova Italia, ecco, perché così è difficile fare sport. Però io voglio essere fiducioso e voglio essere in qualche modo positivo. Voglio essere positivo e voglio pensare che da settembre, quando si ripartirà, ottobre, i palazzetti torneranno a essere gremiti e ci sarà un maggiore avvicinamento degli sponsor, perché è chiaro, quest'anno è pesato per il 90% sulle nostre spalle, quindi certo, perché era difficile, è difficile oggettivamente cercare sponsor in questa condizione, con le aziende chiuse per Covid. Io mi sono vergognato ad andare a cercare gli sponsor, quindi ho dovuto fare di necessità virtù e organizzarmi, quindi certo, mi auguro di non dovermi riorganizzare anche l'anno prossimo. Tutto qua.
Grazie a Guido Abbondanza, presidente dell'ABBA Pineto. ABBA Pineto sconfitta 3-0, 25-23, 25-22, 25-23. Mi tocca ricordare tutto questo. Buon viaggio di ritorno, anche perché è lontana Pineto rispetto alla zona del Treviso. Mi trovo solamente. Dove ci troviamo? Sei in macchina, Guido. Quindi... Sì, ci troviamo solamente a Padova. Dove? Padova. A Padova, e quindi il viaggio è ancora molto molto lungo. Non mi posso ne fermare nemmeno al santuario a salutarlo perché è chiuso. Va bene, grazie Guido. Io, perdonatemi, ma sto viaggiando in macchina, devo abbandonare il collegamento. No, un no, abbraccio no, a tutti, ti ringrazio. Un saluto ringrazio. A tutti e buon proseguimento di trasmissione. Grazie Guido anche per la tua correttezza esemplare, perché parlare così subito dopo una sconfitta del genere fa molto molto male. Molti magari dicono, declinano l'invito, dice ma non me la sento stasera, sarà per un'altra volta. Tu non hai fatto così e questo ti fa soltanto onore. Grazie Guido Abbondanza, grazie. Buon ritorno. Un abbraccio a tutti, grazie. Chiudiamo questo collegamento mobile in tutti i sensi. Allora, sindaco di Ortona, adesso parliamo un attimo, apriamo questa parentesi, naturalmente torneremo a parlare della sconfitta del Pineto, però prima una domanda a volo, ma proprio brevissima, a Massimo Forese. Massimo, hai ascoltato quello che ha detto il sindaco? Scusami, il presidente? Sì, assolutamente. Soltanto sì o no, condividi al 100% quello che ha detto lui? Oppure la pensi in maniera diversa? Dimmi soltanto. No, siamo. Parleremo, approfondiremo. Assolutamente condivido quello che lui ha detto. Ha analizzato tutta la stagione, i problemi, le difficoltà, tutto quello che c'è stato. No, mi riferisco alla partita di questa sera. Lui ha assolto la squadra al 100%. Aspetta, scusa. Scusa. Si possono accendere le luci? Accendere le luci. Ok, ci sono. Stiamo ripartendo adesso noi, sta tutto proprio in diretta. Pullman. Sì. Purtroppo... Riesce a raggiungere anche Rosichini, sta là dentro? Sì, dopo... Poi ci farai parlare. Allora, ti dicevo, tu concordi... No, Guido ha analizzato perfettamente la partita, quindi concordo con quello che lui ha detto. Quindi niente da rimproverare. È un peccato perché comunque abbiamo fatto la nostra partita, ci sono stati degli episodi e soprattutto nei momenti clou che loro hanno meritato, hanno dimostrato anche sul campo di avere più voglia di vincere. Va bene, allora poi fra un po' ci ricollegheremo con te anche perché ci sono i dati tecnici di una partita persa in questa maniera e quindi ancora più dolorosa, magari meglio perdere 25 a 4, a 2, a 3, voglio dire esagerando, che non in questo modo, perché tra l'altro i rimpianti continuano ad essere tanti. E un altro rimpianto che credo sia comune anche a voi è quello di non aver concluso la prima fase in una posizione diversa quando eravate primi in classifica. Quello ci poteva aiutare sicuramente. Scappare il primo, il secondo, il terzo posto, non avreste incontrato il Motta di Livenza. Lo diceva anche il presidente poco fa, ne parlavo con Daroit, lui diceva no, va bene anche così. Però poi in effetti... Sì, sicuramente dopo alla fine quando vai a giocare queste partite, alla fine devi sempre giocare, però un inizio di stagione senza un opposto di ruolo ha influito nella nostra classifica, poi abbiamo avuto quelle decline in quelle tre gare che abbiamo perso, però ci poteva stare un calo fisico e mentale. Comunque alla fine abbiamo fatto il nostro campionato e siamo felici di quello che abbiamo fatto. Allora, usciti Massimo, contro una grande squadra. Resta in linea, collegato. Sì. Adesso passo un attimo la palla, cambiamo riferimento al sindaco di Ortona, che intanto che ringrazio, anche perché tra le tante difficoltà di varia natura, Leo, insomma, sei stato di parola e quindi presente questa sera per parlare di una realtà troppo bella, troppo importante. Ne avete due, tutte e due di A2 giocando con questo bisticcio di parole. Lì a Ortona c'è anche la Tombesi, come sappiamo, ma chi è in difficoltà in questo momento è la Sieco Service, riconosciuto il tutto dallo stesso Andrea Lanci, che è stato qui e con molta onestà e oggettivamente ha parlato del momento difficile, naturalmente perché ci sono difficoltà di natura economica, ci sono dappertutto, figuriamoci un po' in una città, in un piccolo centro come quello di Ortona. Allora, dopo tanti anni di gestione, intanto ti voglio far fare un saluto al Pineto, credo che tu lo desideri perché dopo, diciamo, l'eliminazione dell'Ortona
due o tre settimane fa, adesso è toccato al Pineto. Rimane qualche speranza al femminile, soprattutto questo, perché forse di quelle abruzzesi che sono rimaste, i cui campionati riprenderanno fra pochissimi giorni, quella da cui si aspetta qualche cosa di più è proprio l'Altino, ma di questo parlerò poi con Giuseppe. Allora, Sindaco, un saluto, sì, al Pineto, al Presidente Abbondanza, che non ti ascolta, ma... È doveroso, anche perché a Pineto ho tanti amici e li abbraccio tutti, conoscendo l'amore e la passione che nutrono per la squadra e per lo sport della pallavolo. Al Presidente ci tengo in particolare, perché ascoltare un Presidente che mantiene questa lucidità, questa sportività, questo atteggiamento riflessivo dopo una batosta del genere non è cosa di tutti i giorni, e quindi gli faccio un sincero in bocca al lupo, e sono certo che l'anno prossimo saprà riprendersi quella soddisfazione che quest'anno è venuta meno. Quindi un abbraccio a tutta Pineto. Detto questo, allora parliamo dei guai, tra virgolette, da un guai all'altro in casa ortonese. È un momento molto difficile per una società che potrebbe addirittura abbandonare, tra virgolette, e non arrivare al decimo anno consecutivo, e sarebbe stato un piccolo grande record per una città come Ortona, di A2, 10 anni consecutivi sarebbe stato, o sarebbe, il prossimo anno. Allora, che cosa ci puoi dire, Leo, perché c'è un'attesa notevole nella città di Ortona, che sa che siamo collegati con te questa sera, e so che ti stai, tra virgolette, muovendo, no? Ti stai dando da fare, ci stai mettendo una buona volontà, te l'ha riconosciuto anche Andrea Lanci come direttore generale della società ortonese, e non soltanto in questa circostanza ma anche nel passato, anche chi ti ha preceduto, insomma, vi siete sempre come amministrazione comunale dati da fare per queste due belle realtà, ci metto anche la Tombesi Ortona senza nulla togliere alle altre società, per carità, però insomma quelle che vi rappresentano di più a livello nazionale, su tutto il territorio nazionale, sono appunto queste due. Allora, per la Sieco cosa si sta facendo, cosa si può fare, se si può fare? Ora, innanzitutto ci tengo a sottolineare che Ortona vive di sport in generale, ma vive soprattutto di pallavolo. L'Impavita ha 53 anni di storia. Non a caso 3 anni fa, nel 2018, è stato conferito dalla mia amministrazione il premio 28 dicembre, che è il riconoscimento che più alto che viene attribuito agli ortonesi che si sono distinti nel mondo, nel proprio settore, e in quell'occasione, proprio in occasione dei 50 anni, abbiamo ritenuto giusto e doveroso dare all'Impavita questo riconoscimento nella persona del Presidente Lanci. E 50 anni. Scusami, significa... Leo, posso, sì, posso interromperti? Approfittiamo, certo, e apriamo una piccola parentesi, sì, per un altro record di Ortona, che ha una medaglia d'argento delle Olimpiadi nella sua bacheca splendida, che è quella di Paolo Nicolai, al quale facciamo tanti, certo, carissimi auguri, perché 2 giorni fa ha avuto dalla signora Sara la, sì, figlia Anna, quindi, sì, la primogenita, e quindi Paolo Nicolai, insomma, merita una citazione speciale, e sì, contiamo di averlo in trasmissione proprio fra 7 giorni. È tornato a Città del Messico, dove era impegnato per un torneo, uno dei tanti, è tornato proprio per attendere l'arrivo di Anna, e dovrebbe essere con noi collegato la settimana prossima. Un grandissimo in bocca al lupo naturalmente per le Olimpiadi di Tokyo. Giusto? Certamente, mi associo logicamente agli auguri e all'in bocca al lupo a Paolo, che ho incontrato proprio, mi sembra, il giorno prima che diventasse papà, quindi sono incontrato, benissimo, ad Ortona, per caso ci siamo incontrati. Sì, perché poi è festa lì a Ortona in questo periodo. Quindi questo testimonia appunto quello che rappresenta la pallavolo per Ortona, per gli ortonesi e per tutta la regione Abruzzo. Ecco perché innanzitutto era doveroso impegnarsi a raccogliere l'invito della società che ho ricevuto qualche tempo fa, la quale mi ha manifestato questa difficoltà nel continuare la gestione a questi livelli. Il mio interessamento è nato innanzitutto dall'amore che nutro per lo sport, la passione per lo sport, della pallavolo in particolare, prima che come sindaco e come primo cittadino. Certamente non bisogna creare illusioni, perché il momento, come ha detto il Presidente Abbondanza,
l'ha detto chiaramente prima, in questo momento mi sono quasi vergognato ad andare a chiedere sponsor. È un po' la situazione che si vive, certo, in generale, perché il momento è quello che è, ma non è una scusante, è semplicemente un dato di fatto. Ma nonostante questo io mi sono attivato subito per cercare di trovare quel sostegno, quel giusto aiuto che in questo momento potrebbe rappresentare il decimo anno di Serie A per l'Impavida. Questo non significa, appunto, ci tengo a sottolinearlo, creare delle illusioni. Sono in attesa di qualche incontro importante che a breve ci sarà, e dopodiché informerò la società del risultato per mettere in condizioni loro di fare delle scelte che hanno anche una tempistica abbastanza imminente. Leo, chiaramente non possiamo fare nomi, qualche cosa so anch'io, ma logicamente tutto tenuto nel massimo riservo. Sì. C'è qualche, secondo te, al di là del contatto, qualche speranza che Ortona possa comunque dare un segnale forte anche per sostenere il futuro della Sieco, considerando che comunque qualche azienda sana, anche Ortona ci sta, per cui magari la parola del sindaco può essere, Sergio, molto importante. Sergio, sì, però la parola del sindaco può creare anche delle aspettative, poi non vorrei che ci fossero delle delusioni, ripeto, semplicemente per il momento che stiamo vivendo. Io ho sempre... Sì, però la Sieco, l'Ortona, l'Impavida è una società, sì, credibile e spendibile sul mercato. Certo, hai detto tu, certo, avete celebrato un paio di anni fa 50 anni di attività, e, certo, e insomma, 50 anni sono, certo, una vera e propria storia. Se poi pensiamo che Ortona conta 22-23 mila abitanti, giusto? Più o meno, certo, siamo, certo, 23 mila abitanti. Quindi, sì, è un vero e certamente proprio... Questo è la, questo è il, sono gli argomenti che porterò, che sto portando e che porterò al tavolo delle trattative, perché è la realtà. Ortona l'Impavida rappresenta la storia di Ortona, e questa storia non può finire. Noi abbiamo il dovere di tentarle tutte, ed è quello che io sto cercando di fare, e speriamo di ottenere il massimo, ma anche non ottenendo il massimo cercherò insieme alla società di creare quelle condizioni per poter continuare a goderci questo decimo anno di Serie A. Ripeto, io quello che posso assicurare, come ho sempre fatto da quando faccio politica, è l'impegno. Poi il risultato non sempre è scontato, ma la fiducia non mi è mai mancata, e quindi speriamo di arrivare a raggiungere l'obiettivo che tutta Ortona si aspetta. Quindi sei un po' fiducioso, questo lo possiamo dire. Ma io, Sergio, in che percentuale? Non riesco a strapparti neanche la percentuale. Tu fai il giornalista, fai, lo so, però l'argomento... No, perché a casa poi dicono, dai su, cerca un po' di saperne di più, ma è difficile parlare dal suo punto di vista. Non voglio sbilanciarmi, assolutamente, perché sto trattando con persone serie, e quindi mi affido alla loro serietà. Un'ultima cosa prima dello stacco pubblicitario, c'è stata una piccola vena polemica nel passato, ma anche con Andrea Lanci, per quanto riguarda la partecipazione del pubblico. Ecco, la città di Ortona forse andrebbe più sollecitata, dovrebbe rispondere di più, era quello che si aspettava la società, fino a quando è stato possibile ospitare gente al palazzetto, poi la pandemia ha fatto tutto il resto, ai noi. Però è una società che ha sfiorato la Superlega, anzi veramente era stata anche promossa, poi quell'anno ci fu quel meccanismo becero e assurdo, sì, in cui la prima non passava direttamente nella Superlega, però insomma diciamo che l'accostamento è quello, quindi tante soddisfazioni da parte della Sieco alla città di Ortona. La Sieco si aspetta qualcosa di più. Allora, da un punto di vista diciamo generale, la partecipazione del pubblico nel momento in cui sarà possibile tornare al palazzetto. Sul piano economico, e chiudiamo questa parentesi definitivamente, magari una risposta, perché questa società serissima se lo merita.
Noi, io ho sempre sollecitato gli ortonesi a seguire tutti gli sport, non solo la pallavolo, quindi purtroppo ci sono dei momenti in cui lo sport si fa trascinare anche dall'entusiasmo del momento, dai risultati, è contingente nelle attività sportive, perché se noi vediamo anche il seguito del calcio, nonostante l'Ortona avesse due squadre in promozione, non è così elevato. Certamente bisogna ripartire, bisogna ricominciare, anche lo sport soprattutto avrà un valore importante e sarà fondamentale anche per ritrovare quell'armonia, quella serenità nel riportare le famiglie al palazzetto dello sport come era qualche anno fa. L'impegno da parte del sindaco c'è sempre stato, io sono sempre in mezzo ai dragoni a tifare Ortona e spero che l'esempio del sottoscritto, ma di tutta l'amministrazione, sono certo che sarà seguito dalla città. Noi in questo momento abbiamo una priorità, è quella di salvare l'Impavida, concentriamoci tutti su questo obiettivo e il resto verrà da sé. Bene, allora siccome non è uscito fuori nulla di eclatante, ma me l'aspettavo, Leo, promettimi una cosa, che se ci sarà qualche novità, naturalmente positiva, sarò il primo a essere informato, così daremo nelle prossime puntate qualche cosa di definitivo e soprattutto di molto positivo, perché la Sieco va salvata assolutamente. Promesso? Almeno questo? Sarei felicissimo a poter dare questa notizia. Bene. E tu sarai sicuramente informato. Nonostante la mia Z iniziale, però devo essere il primo questa volta. Se no, anziché Zappalorto, Appalorto, così cominciamo con la lettera A. Grazie al sindaco Leo Castiglione. Riprenderemo fra un attimo con Pineto, c'è Massimo Foresi in attesa, c'è anche Giuseppe Mrozek che ci parlerà della Teatina e dei campionati femminili. Grazie al sindaco, adesso c'è uno stacco pubblicitario, riprenderemo fra pochissimo. Eccoci qua in diretta, non so se riusciamo a collegarci perché è sull'autobus con il direttore sportivo dell'ABBA Pineto, ABBA Pineto che ha perso 3-0, lo ricordo, e quindi è stato eliminato dalla possibilità di arrivare in finale. Massimo Foresi, sei in collegamento? Massimo, riesci a sentirmi? Comunque, stavo ricordando il 3-0 con i parziali a 23, a 22 e a 23, una serata veramente nera, questa perché c'era la possibilità di superare il turno e di affrontare o Lecce o Macerata, non so come sia andata a finire, poi lo chiederemo a Massimo. Massimo, ci sei? Non ancora. Ci sarà qualche problema di collegamento, anche perché sono sull'autobus lungo la via del ritorno. Allora facciamo. Ci sei, Massimo? Sento una voce. Ecco, forse mi senti, Massimo? Forse sì. Massimo Foresi? Una connessione un po' lenta, ma insomma c'è da capire. Una serata un po' particolare. Già è tanto che siamo riusciti a parlare col presidente che era in macchina. Io ti sento. Massimo, quando mi ascolti, dimmelo. Pronto? Non ancora riusciamo a connetterci. Allora, approfittiamo intanto, facciamo così, per parlare anche della ripresa dei campionati di Serie B. Giuseppe, sei inquadrato tu in questo momento, almeno sul mio monitor, ma vorrei in grafica rivedere, intanto l'abbiamo già visto il risultato dell'ABBA Pineto che ha perso 3-0 sul campo del Motta di Livenza, eccolo qua, purtroppo ce lo ricorda il nostro impietoso Maurizio che ci ha fatto ricordare questa brutta conclusione del viaggio del Pineto in questa stagione, peccato davvero. Allora adesso vediamo invece il quadro, insomma sì, diciamo in grafica i prossimi turni delle nostre che riprenderanno nell'immediato. Si tratta delle due squadre maschili di B maschile che riprende il campionato proprio sabato prossimo a partire dall'Alba Adriatica che seguiremo, finalmente parleremo anche dell'Alba Adriatica nella prossima puntata. Alle 19.30 al Palasport Via degli Oleandri affronterà il forte, molto forte San Giustino, tra l'altro a parecchi abruzzesi nella squadra, Miscione, Sitti, Tiav, eccetera.
l'8 maggio, sabato alle 19.30, dunque gara 1, poi ci sarà la gara di ritorno domenica successiva, 16 maggio, tra San Giustino e Alba. Per quanto riguarda l'altra formazione al maschile, pure sabato prossimo, torna in campo anche la Virtus Paglieta, anche qui noi andremo con la telecamera, quindi avremo questo servizio, ospita il fortissimo Casarano, pensate, il Casarano gioca anche Paoletti, ex Sieco, ex Mondovì, straordinario giocatore di altra categoria di Serie A1 e A2 naturalmente per i suoi grandi trascorsi, gioca col Casarano ed è tutto dire. Comunque il Paglieta del prof De Angelis l'affronterà sabato 8 maggio alle 19 nel suo palazzetto di Paglieta, gara di ritorno sabato 15 alle 19 a campi naturalmente invertiti. Allora, visto che ci siamo, andiamo in anticipo anche al femminile, possiamo anche ricordare che mercoledì prossimo comincerà anche la B2 femminile con due incontri dove sono impegnate le nostre. Si tratta del Teramo che affronterà il Trestina, ecco qua, perfetto, alle ore 20 mercoledì 12. Impianti Futura Teramo ospiterà la squadra di Trestina, che è una bella cittadina vicino a Città di Castello, la città di Monica Bellucci, ed è tutto dire. 12 maggio, quindi mercoledì prossimo alle ore 20, con la gara di ritorno sabato 15, naturalmente in Umbria si andrà con il Teramo. C'è l'altra abruzzese di B2, pure mercoledì prossimo 12 maggio affronterà la Rabona, affronterà il Corridonia, prima in trasferta alle ore 21 di mercoledì e poi la gara di ritorno dovrebbe esserci sabato 15 maggio alle ore 20 a Manopello Scalo. Ho tralasciato volutamente l'Altino perché l'Altino addirittura esordirà nella seconda fase giorno 15 di maggio affrontando in trasferta l'Oiesi, il 22 gara di ritorno a Francavilla Valle Anzuca, al palazzetto di Valle Anzuca, Altino Tenaglia Iesi, dovrebbe essere alle ore 18, ma di questo parleremo nella prossima puntata. Vediamo se è stato ripristinato il collegamento. Massimo, ci sei? Io sì, ti sento. Oh, finalmente, ecco qua, ti avevamo perso per strada veramente. Allora, Massimo, sì. Riesci a farmi parlare anche col mister dopo di te? Sì. Perfetto. Proviamo. Allora, connessione permettendo. Tu hai condiviso al 100% quello che ha detto il presidente. Io dico che non è stata la migliore serata dell'Abba Pineto e dico anche che secondo me ha qualche cosa in più rispetto alla squadra trevigiana. Non me ne vogliono naturalmente i tifosi del Motta di Livenza, però secondo me l'Abba Pineto avrebbe potuto anche farcela, nonostante il 3-0 pesantissimo. Poi qualche episodio, come ha detto lo stesso presidente, ha favorito la squadra del Motta, trascinata ancora una volta dal bravissimo Gamba, 21 punti questa sera, 5 in più rispetto alla gara di Pineto, e anche perché si è giocato un po' di meno rispetto a gara 1, per esempio, quando ne fece 43 addirittura. 4 ace, però anche qualche battuta sbagliata, mi sembra 5 se ricordo bene, 55% in attacco, il centrale Luisetto con 3 muri vincenti, 9 punti, e poi sei bene con una buona percentuale offensiva, 15 punti, questi migliori. 56% in attacco il Motta di Livenza, 53-43 in difesa, e questa è stata la differenza, come giustamente ha ricordato Guido, loro sanno difendere e ripartire. 7 ace complessivi contro l'unico ace del Pineto, battute errate però ben 19 loro contro le vostre 11 sbagliate. 6 muri vincenti loro, 10 voi che siete andati ancora una volta meglio di loro al muro. Questi sono i dati. Massimo, adesso riflettendo con qualche minuto in più, visto che avete fatto un tratto di viaggio, pensi sempre così che insomma il risultato alla fine è quello giusto? O potevamo fare qualcosa in più, francamente? No, sicuramente noi dopo gara 2 potevamo fare qualcosa di più stasera. Diciamo che loro hanno difeso e sul contrattacco hanno fatto la differenza. In alcune situazioni, diciamo nell'azione clou, diciamo nel momento clou del set, loro hanno avuto più la determinazione di mettere a terra quei palloni. Ci sei, Massimo? Potevano fare la differenza. Come gara? Sì, io ti sento. Sì, ti sento.
Ma vai, viene un po' la voce. Mi senti tu? Sì. Massimo, riesci ad ascoltarmi? Pronto? Massimo? Beh, sono in pullman, quindi qualche difficoltà oggettiva c'è. Allora, appena sarà ripristinato il collegamento, fatemi un cenno. Allora, intanto, visto che c'è Giuseppe, Giuseppe, approfitto per chiederti, veramente è dolorosa questa doppia uscita delle nostre maggiori rappresentanti regionali. Prima la Sieco, che ha disputato un grande campionato davvero e che secondo me sarebbe potuto arrivare fino in fondo oppure sfiorare magari anche la finale, visto quello che sta facendo il Brescia. E poi il Pineto, che ritengo degno anche di arrivare a una finale. È dolorosa questa, anche questa eliminazione dopo quella dell'Ortona. Sì, assolutamente, assolutamente. Erano due squadre che avrebbero potuto fare di più per stessa ammissione dei protagonisti, insomma, dei loro dirigenti, allenatori, giocatori. Peccato, però io credo, ecco, la situazione di Ortona purtroppo è molto particolare. Per quanto riguarda quello del Pineto, io penso e spero che la società possa ripartire bene anche da questa sconfitta e rilanciarsi per il suo immediato futuro, non ho dubbi su questo. Giuseppe, allora facciamo così, fino a quando non si ripristinerà il collegamento possiamo cominciare a parlare anche di un altro futuro, visto che Guido Abbondanza ci ha detto qualche cosa che non mollerà assolutamente. Il sindaco di Ortona ha detto che starà vicino alla società con la speranza, diciamo così, congrua speranza, almeno nel suo cuore, di farcela e di dare una possibilità, diciamo, alla Sieco di essere consolidata dal punto di vista economico, perché ne ha bisogno. La Teatina sopravviverà, andrà avanti? Cosa succederà, considerando che la vostra squadra è stata eliminata pochi giorni fa, purtroppo dopo il KO interno contro la formazione del Cisterna, poi il 3-0 col Santeria, questo lo dico soltanto per la cronaca, è stato successivo. Tra l'altro i ragazzi si sono comportati in modo dignitoso, hanno perso 21-23-18, non mancava la Padula, ha esordito anche Asia D'Amico, giovanissima, è giusto ricordare tutto questo, con le ciociare condotte dalla brava D'Arco, quindi 4 punti e la solita babatunte centrale con 13 punti e 5 muri vincenti. Per le nostre, 3 punti di Paolo, lo ricordo a titolo di cronaca, Gogna 5, Malovic che è stata ospite l'altra settimana, ha rifatto 9 punti, 6 punti come nella partita precedente, 6 punti per la Comotti, 12 Nicol Tellaroli e 5 la Diodato. Allora, che futuro avrà, se l'avrà, questa Teatina? Ce l'avrà? Dici subito di sì? Se no non ti invito. Ma io non capisco perché non dovrebbe averlo. Ecco, perfetto. Che futuro? Cioè, mi fa pensare come se... Perché naturalmente vogliamo continuare così. Come se ci fossero, non so, magari nell'ambiente delle voci, io posso assolutamente smentirle. Quelle voci ci sono, ecco, perfetto, era quello che volevamo sentire dire. Posso assolutamente smentirle anche portando la mia esperienza diretta. Cioè io sono in questa società come collaboratore ormai da quasi 5 anni e devo dire che gente più ostinata, che meno disposta ad arrendersi di quelli che sono i dirigenti storici della Pallavolo Teatina, io nel mondo dello sport non li ho mai conosciuti. E posso dire che soprattutto nei primi anni, quelli di B2, davanti a situazioni molto difficili, non si sono mai arresi, hanno continuato, a volte sembravano dei Don Chisciotte contro i mulini a vento, però poi alla fine hanno avuto ragione perché la squadra l'hanno portata in B1. E quindi vi posso assicurare che la società continuerà assolutamente ad esistere. Tra l'altro oggi vi posso anche confermare che anche il nostro patron Giustino Angeloni e la sua famiglia hanno confermato la loro volontà di seguire la squadra, di continuare a supportarla, per cui il futuro c'è, la società sta pensando al suo futuro e lo sta pensando anche con la giusta ambizione. Beh, questa è una bellissima notizia, intanto salutiamo il patrono Giustino Angeloni, che ha dato veramente da anni il suo grande contributo. Salutiamo anche l'ineffabile Camillo, giusto? Come no. Camillo Santoferrara, attualmente presidente, tutto fare se ce n'è uno, una persona sempre molto disponibile a fare di tutto, grande generosità, di grande cuore. Una società a volte che... Io perlomeno per il mondo della pallavolo, tu sai bene che io frequento anche altri sport, ma nel mondo della pallavolo non ho termini di paragone, però quella della Teatina è una società a volte che sembra un po', diciamo, artigianale, ecco, fatta in casa, ma in cui sicuramente non manca
né la voglia, né la passione, né la capacità di sacrificarsi per andare avanti verso un obiettivo. Quindi fino a quando ci sono queste risorse, la pallavolo teatina, magari i risultati sul campo potranno essere più o meno buoni, però sul fatto che continuerà ad esistere non ho dubbi, tanto più con il progetto che è stato avviato quest'anno, con il settore giovanile, con la nuova casa di Nocciano che dà alla società una prospettiva sul lungo periodo molto interessante. Quindi le basi ci sono per continuare, assolutamente. Appurato tutto questo in termini ampiamente positivi, naturalmente si parla anche di programmazione, inevitabilmente il discorso si aprirà più in là, è ancora molto presto, però che intenzioni ci sono, considerando anche che, ecco, lo stesso citato Giustino, ma un po' tutta questa piccola grande società è ambiziosa di per sé, lo ha dimostrato anche portando il tutto dalle categorie regionali fino alla B1 femminile, dove dignitosamente è uscita fuori dalla seconda fase quest'anno, ma con tante giovani e tutte le problematiche che abbiamo sviscerato anche con le altre ospiti nelle precedenti edizioni di Pallavolè. Sì, quest'anno la squadra non è stata fortunata, nel senso che non era una squadra costruita per vincere, forse nemmeno, cioè, l'obiettivo dei playoff lo abbiamo inseguito, ma non era assolutamente un obbligo. Era una squadra molto giovane, con tante scommesse, però insomma, quando su un roster di 13 giocatrici 9 ti prendono il Covid contemporaneamente e per 32 giorni smetti proprio di allenarti, non solo di giocare, di allenarti, e quindi devi ricominciare la preparazione da capo e poi recuperi 10 giornate in meno di un mese, è chiaro che i valori tecnici, quello che hai preparato, quello che potevi dare, è andato un po' tutto a farsi benedire. Quindi non è stata una stagione certamente fortunata, all'interno di una stagione in generale per tutti difficile. Per quanto riguarda la programmazione, io posso partire dicendo di che c'è stato un colloquio nei giorni scorsi tra la società e Giorgio Nibbio. Quello ti avrei chiesto, sì. Giorgio è l'allenatore della Teatina da 3 anni a questa parte. Io ricordo benissimo quando lui venne appunto 3 anni fa, una delle prime frasi che mi disse quando io gli chiesi come mai aveva lasciato la sua precedente squadra, che credo fosse l'Offarengo, lui mi disse: un allenatore dopo 3-4 anni è come il pesce, comincia a puzzare. E quindi, in base anche a quello che lui mi ha detto, insomma, anche a cose che ci siamo detti in occasione dell'ultima partita in casa, quando in pratica ci siamo salutati, per lui posso dirvi, diciamo, davo per scontato una sua partenza, ecco, che stava un po' nell'ordine delle cose di un voglio dire, di un progetto che può voltare pagina, perché chiaramente, scusami, Giorgio è un allenatore. Sì, dimmi. Giuseppe, no, ricordiamo anche che Giorgio aveva sostituito al suo Esposito, che tra l'altro è stato colui il quale ha portato anche a certi livelli la squadra, questo va ricordato. Approfittiamo anche per salutare al CEO, che è un po' una istituzione nella pallavolo, non solo a Chieti ma anche nella regione. Però devi arrivare alla conclusione, perché che vuole fare, certo, Giorgio da grande? Appunto, te lo stavo dicendo. Al quarto anno? Giorgio è un allenatore che può puntare ad alti livelli, a squadre di un certo tipo. Chiaramente a Chieti gli è stato chiesto già da quest'anno di prendersi carico invece di un progetto diverso, che si basa sui giovani, sulle giovani, e quindi anche lui, diciamo, deve valutare bene le sue motivazioni, quanta voglia ha di rimanere. C'è stato questo colloquio, la società gli ha fatto capire che gradirebbe che lui restasse, ma a determinate condizioni, che sono principalmente la sua motivazione, la sua voglia di rimanere. E una risposta ancora c'è stata, si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Naturalmente, se Giorgio rimane è un discorso, se invece arriverà un altro allenatore cambia tutto, naturalmente. Cambierà tutto, ma anche una squadra che chiaramente va rafforzata, va consolidata in base anche alle aspirazioni della stessa società, perché è chiaro che è una squadra dove ci sono alcuni elementi interessanti anche da confermare subito, così penso io, però è una squadra che va naturalmente molto molto rafforzata, perché se si vuole aspirare a qualche cosa di più, considerando che quest'anno non c'è stata retrocessione e il prossimo anno probabilmente si riprenderà con le vecchie regole, e quindi non lo so, diciamo che andrà a finire. Il girone D, come era stato pensato inizialmente prima di essere spacchettato, né, diviso in due mini gironi,
anche per quello che è stato il rendimento della squadra, pur nelle condizioni eccezionali che abbiamo ricordato, il Covid, tutte le partite recuperate ogni tre giorni, io mi sento di dire che questa squadra comunque non sarebbe retrocessa, ecco, anzi nel girone unico, in cui l'altro mini girone era secondo me un po' più basso come livello, secondo me comunque la Connetti.it avrebbe potuto giocare una stagione da colonna di sinistra della classifica, magari rimanendo fuori dai playoff, ma comunque lontano dalle zone calde. L'intenzione della società è quella certamente di rafforzarsi in determinati ruoli, altre ragazze c'è l'obiettivo di tenerle, naturalmente devono essere anche d'accordo loro, nel senso parliamo anche di giocatrici, molte sono di fuori, magari hanno anche il legittimo desiderio di riavvicinarsi a casa. Posso dire che ci sono alcune ragazze del nostro settore giovanile che continuativamente sono state schierate con la prima squadra in questa stagione, che hanno ricevuto delle offerte molto importanti da squadre di categoria superiore per giocare nel loro settore giovanile, essere diciamo anche annesse alla prima squadra, e la politica della società secondo me giustissima è quella di non tarpare le ali a nessuno e di avere la possibilità, dare a tutte la possibilità di inseguire un sogno, di giocare a pallavolo ad alti livelli, per cui da questo punto di vista ci sarà anzi l'orgoglio da parte della società di poter mostrare ragazze provenienti dal nostro settore giovanile che raggiungono palcoscenici importanti questo Giuseppe, però da maggior forza al progetto. Certo, stiamo vedendo la gara con il derby contro l'Altino, di cui parleremo dopo proprio con te, e prima di rianalizzare ancora qualche battuta con la stagione appena conclusa dalla Teatina, io vi ricordo che sono in attesa di ricollegarmi con Massimo Forese e con Gianni Rosichini per commentare la sconfitta per 3-0, per chi si fosse sintonizzato solo da pochi minuti, del Pineto, che è stato eliminato, dunque nessuna possibilità di arrivare in finale. 3-0 perso però 23-22-23 i parziali sul campo del Mottilivenza in gara 3. Si era sull'1-1, una gara a testa era stata vinta. Stasera i Veneti, con merito naturalmente, hanno battuto il Pineto, che forse avrebbe potuto fare qualche cosa di più, con un briciolo pure di buona sorte, quella non guasta mai. Allora, a proposito dei punteggi individuali, non ne ho parlato, Eld 5, quell'Eld che ne ha fatti 12 in casa col 3-0 di gara 2, con un ace, 4 battute errate, un muro vincente, Trellini 4 punti, 4 su 4 attacchi. Per quanto riguarda Partenio, un muro vincente, un punto, Cattaneo 11, però ricezione negativa stasera con 29-18, meglio in attacco con 47 e molto bene ai muri, 4 muri punto. Orazzi 5 punti con 3 muri vincenti, Cappio 50-20 per quanto riguarda ricezione, stiamo parlando del libero Paolo che è stato ospite l'altra settimana, Morelli che ha trascinato la squadra al Pala Santa Maria con ben 25 punti e un 61% offensivo, stasera solo 10 punti con 3 battute errate, 43% in attacco e un muro vincente compreso. Ha giocato anche Zornetta, uno spezzone di partita, 41-18 ricezione. Queste sono le cifre, sempre nell'attesa di ricollegarci. Allora facciamo una cosa, Maurizio e Karim, andiamo avanti con la scaletta, vediamo, facciamo un salto in Serie C. Giuseppe, tu resti in linea naturalmente, torneremo a parlare con te anche dell'Altino. Per quanto riguarda la decima giornata della Serie C femminile, perché in C maschile si sono rimescolate le carte in quanto si comincerà la settimana prossima, anzi fine di questa settimana, e avremo i primi risultati dei playoff promozione la settimana prossima. Questi invece sono quelli della decima giornata del girone A della C femminile: Nereto Cussaquila 3-1, Cetias Montesilvano Pratola 3-0, abbiamo il servizio su questa gara, Torricella Sicura Giulianova 3-1, riposato in Montorio, Cetias Montesilvano conduce con 27 punti, Nereto 21, Pratola 14, andiamo direttamente alla classifica. Giulianova 8 punti, Cus Aquila 7 punti, Torricella Sicura 5 punti, Montorio chiude con 2 punti. Abbiamo parlato di playoff della C maschile, ma voglio anche dire che sono partiti i campionati under 12 maschile e femminile, e un numero altissimo di società iscritte, ben 40, e molte di più di tante altre regioni d'Italia. È una curiosità che volevo sottolineare. Torniamo al quadro della girone B della C femminile, sempre per la decima giornata. 2 gare su 3 sono state rinviate: Locovolle Connetti.it Chieti e Penne Campobasso. Si è giocata la gara tra Cepagatti Union Ortone, finita 3 a
2-0 riposava la D'Annunziana, però c'è stato anche un recupero, anzi è stato un anticipo. Campobasso D'Annunziana è finita 0-3 con 19 punti della brava Ilaria. D'Annunziana 13 punti in classifica, qui ci sono molte partite da recuperare purtroppo. Cepagatti segue a quota 12, Loco Volley 8 punti, la settimana prossima avremo un servizio proprio del Loco Volley, 8 punti. Junior Ortona 6 punti, Penne 4, Campobasso 3, Connetti.it Chieti 2 punti. Adesso ci vediamo il servizio, Cetias Montesilvano Pratola, e io ringrazio Luca Mantini per le interviste di fine gara. Via. Commenti a caldo della partita. C'è poco da dire, abbiamo perso 3-0, devo dire un Montesilvano molto molto più motivato di noi. La chiave della partita sta lì, cioè, hanno lottato su ogni palla, noi di contro sarebbe anche qui, che ti posso dire, retorico dire che abbiamo tanti problemi, un infortunio a settimana, abbiamo mezza squadra in campo, però non è quello. Comunque anche con mezza squadra, quando noi abbiamo provato ad affondare, loro hanno risposto difendendo di tutto, quindi veramente complimenti, una vittoria con merito da parte loro, un po' di demerito nostro, qualcosa in più potevamo fare. È stata una partita combattuta 2-7, bene, perché a noi queste partite ci fanno bene, fanno bene alle ragazze, perché non riusciamo certe volte ad avere un ritmo così, così importante in tutte le partite, continuiamo la nostra corsa. Oggi penso che siamo già entrati ufficialmente matematicamente nei playoff, questo è il primo piccolo risultato, ma comunque la cosa importante era giocare e dare una parvenza di normalità a tutta questa situazione. Sappiamo anche del record di 7 vinti, anzi 0 set persi, che è l'unico record in Abruzzo. Cosa le dà da mangiare alle sue ragazze per non perdere nemmeno un set? No, questa cosa sta diventando un problema, perché poi la prima volta che succederà, perché succederà, forse ci creerà una delusione più forte di quella che è di perdere un set, però fin quando c'è ce lo teniamo stretto e continuiamo ad inanellare set su set. E complimenti davvero alla squadra di Gianluca Iachini, a Gianluca Iachini stesso, allenatore del Cetias Montesilvano capolista, e approfitto anche per salutare Emilio Di Bacco, una vera e propria colonna della pallavolo nostrana. Allora Giuseppe, non riusciamo ancora a ricollegarci con Massimo Forese e con l'allenatore Gianni Rosichini del Pineto, purtroppo sono in pullman e questo collegamento questa sera fa le bizze, quindi in sintonia con il risultato negativo della squadra. Vabbè, ci proveremo fino all'ultimo, mancano ancora 5 minuti alla coda della trasmissione. Allora Giuseppe, rivediamo il film di una stagione e soprattutto vorrei che tu parlassi anche dell'Altino. Facciamo un in bocca al lupo alla squadra della provincia di Chieti, che onora davvero da anni la nostra regione a livello femminile. Assolutamente, assolutamente. Hanno fatto anche quest'anno una stagione regolare di tutto rispetto, hanno vinto il mini girone di due, mostrando la loro solidità, la loro completezza, e sono sicuro che saranno protagonisti anche dei playoff che hanno una formula un po', voglio dire, astrusa, un po' complicata, insomma, per salire è dura, nel senso che ci sono tanti passaggi e tanti avversari, però l'Altino ce la può fare. D'altra parte il presidente Papa ogni anno costruisce squadre di alto livello, non è il primo anno con molta Altino, saggezza, con molta saggezza le sa non costruire. Non è il primo anno che l'Altino è una contendente per salire, voglio dire, è da tanti anni ormai che sta in B1, quindi c'è senza dubbio una realtà di eccellenza della nostra regione per la pallavolo. Sì, ho dimenticato prima per il servizio precedente di ringraziare Carlo e Fabio Di Blasio. Riprendo il filo conduttore a proposito dell'Altino. È una squadra recuperata, quella di D'Amico, che è il nuovo tecnico, come sappiamo, e, al posto di Litterio da qualche settimana. Ha le possibilità, secondo te, per arrivare fino in fondo, lontano, lontano? Io ho detto di sì, ho detto anche a Papa di toccare ferro, quello che vuole, ma io sono convinto di quello che dico, anche perché l'organico adesso che si è assestato, anche con il ritorno di giocatrici che erano infortunate e naturalmente con l'inserimento della Lestini, è una squadra al completo e secondo me ha veramente grandi mezzi per arrivare
a, mi fermo a, alla, serie, alla lettera A. Guarda, io come ho detto prima, non avendo chiarissimo in realtà contro quali avversari dovrà giocare Altino per arrivare fino all'obiettivo grosso, fino alla Serie A, non mi lancio in pronostici, anche perché non conosco onestamente, lo dico con estrema sincerità, il livello delle avversarie degli altri gironi, se l'Altino dovrà incrociare anche squadre degli altri gironi. Io so che nel girone D1, diciamo, quindi la metà del girone dal quale siamo stati staccati, Castelbellino doveva essere perlomeno sulla carta la squadra più pericolosa, però poi non so sinceramente quali altri avversari potrà incontrare. Mi è stato detto anche dallo staff tecnico della Teatina, quando ne abbiamo parlato, che soprattutto al nord ci sono delle squadre molto attrezzate con organici, diciamo, da A2 messi in B1, però non sapendo, ecco, con chi si incontrerà, quali saranno gli accoppiamenti di Altino, io penso che tutti quanti noi da sportivi abruzzesi dobbiamo sperare, speriamo nel fatto che Altino possa farcela, perché avere una squadra femminile in Serie A, anche in A2, sarebbe un grandissimo risultato e farebbe sicuramente da traino per tutto il movimento. Ecco, questo manca a livello femminile nella nostra regione, perché come numero di squadre, numero anche di partecipanti, è prevalente l'elemento femminile, l'abbiamo detto tante volte anche col presidente Di Camillo. Manca però una squadra che ci rappresenti ad alto livello e che possa convogliare, diciamo così, la curiosità anche di tanti tifosi, quando sarà possibile farlo naturalmente, verso una realtà che in regione manca da troppo tempo, insomma, se no dobbiamo tornare indietro nei secoli più che negli anni per rivedere la Serie A. Però insomma, di recente non c'è stato nulla, mentre nella maschile adesso c'è anche questa bella realtà del Pineto oltre all'Ortona. Però insomma, al femminile, ma io penso che ci siano le possibilità anche nel giro di poco tempo che possa accadere anche nel femminile qualcosa di paragonabile al maschile. L'Altino, l'ho appena finito di dire, è una realtà ormai stabile che ha ambizioni. Io credo che se non è quest'anno, l'anno prossimo, insomma, l'Altino prima o poi in Serie A ci arriva, secondo me, insomma. Ma ti posso dire che Giustino Angeloni non l'ha mai nascosto, che la sua ambizione sarebbe quella di portare un giorno la pallavolo teatina in A2, comunque in Serie A. Quindi non è una cosa nell'immediato, non è una cosa da qui all'anno prossimo probabilmente. Però l'ambizione c'è, secondo me è questione di tempo. Poi anche da dietro ci sono società ambiziose. Io so che il Teramo in B2 è una società ambiziosa che non ha paura anche di investire per il futuro. Sì, una neo arrivata. Chiudendo, perché il tempo è scaduto, una sola domanda invece volevo fare a te per chiudere, perché non c'è la possibilità di collegarci ormai con il Pineto. Proprio in chiusura, in un flash, tu sei sintetico quando vuoi esserlo, Giuseppe, che cosa c'è di, diciamo così, di dispiacere, che cosa è rimasto di dispiacere dentro un po' l'ambiente nero-verde per questo campionato, che forse avreste potuto anche giocare nella seconda fase? Cosa è mancato secondo te, e se secondo te, non so, avrebbe meritato meno la formazione teatina di parteciparvi? Onestamente no, non avrebbe meritato, perché ci sono squadre che avevano qualcosa attrezzate. In più. Erano squadre più attrezzate che sono state più continue. Nonostante tutto, la Teatina avrebbe potuto certamente raggiungere questo obiettivo. È mancata la continuità, ci sono stati tutti i problemi che abbiamo detto. In alcuni ruoli, oggettivamente, anche dal punto di vista tecnico, abbiamo pagato dazio. E quindi, voglio dire, ripeto, l'obiettivo non erano i play-off, era fare un campionato tranquillo, far crescere un gruppo di giovani. Secondo me quell'obiettivo è stato raggiunto, perché ci sono delle ragazze che sono cresciute nel corso delle partite. Poi un po' di rammarico c'è, ma non più di tanto. Dal punto di vista della società posso dire non più di tanto. Giorgio Nibbio era un po' dispiaciuto, perché se è stata questa, non lo sappiamo ancora, la sua ultima stagione a Chieti, lui sperava di lasciare con un altro obiettivo, ma magari non è stata la sua ultima stagione e potrà riprovarci l'anno prossimo.
Bene, è stato chiarissimo, speriamo che tu ci possa dare altre buone notizie per il futuro prima di concludere quest'annata di pallavolo, perché andremo avanti sicuramente fino a giugno e anche oltre per seguire le altre formazioni abruzzesi. Grazie a Karim Finotti e Maurizio Daguidi della parte tecnica, grazie a Giuseppe Mrozek che ha rappresentato la Tetina come responsabile della comunicazione, ringrazio anche il sindaco Castiglione di Ortona che è stato presente ospite, Guido Abbondanza che è riuscito a contattarci pur essendo in macchina, presidente del Pineto che è stato eliminato 3-0, ha perso sul campo del Motta Livenza, lo ricordo proprio in coda, peccato per Massimo Forese e Gianni Rosichini, non siamo riusciti più a collegarci, erano sul pullman, evidentemente è stato tutto oscurato anche dalla notte perché siamo a tarda serata. A tutti appunto, buonanotte e a risentirci per la 13ª puntata mercoledì prossimo 12 maggio. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.